Buongiorno, sono Gian Domenico Fracchia. Ho un piccolo problema, una formalità semplice, direi quasi anche romantica. Sta per finire l'anno scolastico. Devo accompagnare mio figlio dal suo maestro per parlare, per sapere come è andato quest'anno. Sono anche un po' emozionato, lo riconosco, ma sinceramente non tanto, perché mio figlio è di un'intelligenza mostruosa. Va benissimo, sia in italiano che in matematica. Laddove chi va bene in matematica non va bene in italiano, e viceversa. Lui invece bene in matematica, bene in italiano. E se anche il maestro mi dicesse, ma guardi che non va poi tanto bene, io comincerei a dire, ma sai, io sono un padre mica l'antica, io sono per mens sana in corpore sano, ultimi nella scuola, primi nella vita. Capisce, signor maestro? Ultimi nella scuola, primi nella vita. Ci stringeremo la mano e io e mio figlio contenti andremo a passeggiare. L'essenziale è che io sia calmo. Ecco, adesso sono pronto e vado. Venga avanti, signor Fracchia, venga avanti. Venga, venga, caro. Sì. La stavo aspettando. Ah, sì, ecco, sì. Questo è suo figlio. Piacere mio. Papà! Fracchia! Fracchia! Ma come fa le presentazioni con suo figlio adesso? Si accomodi, prego. Mi sono prese. Perché sono. Cos'è? Lascia sedere tuo padre. No, lo lasci là al bambino. Non la voglio lasciare questa io. Lascia sedere tuo padre. È meglio che sia il bambino. Là. Si segga. Come? Va, avanti. In quella. Sulla poltrona. Sulla poltrona. Sulla poltrona. Non potevi sederti? Avanti. Siediti tu. Dunque, io le spiego subito perché l'ho fatta chiamare. Sì. Si tratta di Augusto. Chi è? Come chi è? È suo figlio. Lei ha degli altri figli, forse? Forse. Forse? No, 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 no. Comunque dobbiamo parlare di... Ai, ai! Cos'è? Ai, mi date i calci! Ai. Non prendere a calci tuo padre! Oh! Mi fa male sul serio. Allora, le dicevo, dobbiamo parlare di Augusto, il discorso... Non è facile. È difficile. È un discorso difficile. Difficilissimo. Difficilissimo, appunto. Vogliamo rinviarlo? No! Guai! Basta! Bene! Bravo! Bis! Che cos'è? No, scusa. Ma di, ma cosa sta facendo? Ma credevo di essere concerto. Ma no, ma no. Comunque, Augusto è come dire... È di un'intelligenza mostruosa. È che la mens della mens... Cosa? Lasciamo perdere, guardi. Dunque, prima di tutto io le voglio dire questo. Sì. In aritmetica il bambino va male. Pensi lei che io gli ho dato un problema? Sì. Dunque, il problema è da semplicissimo. Ma stia attento! Dieci! Stia attento! Che cos'è? Si intrecciano le dita. Ma niente affatto. Allora, un commerciante... Scusami. Cos'è? Riprovi un... Ma ecco, che cos'è? Riprovi! Aspetta. Lo sapevo! Cos'è? Ma perché lei è nervoso? Sì. È semplicissimo. Senta, per favore. Mi streccia mio figlio. Ma è una famiglia di nervosi! Ci intrecciamo sempre! Oh, dunque. Ci intrecciamo. Allora, sì. Un commerciante compra 10 uova a 30 lire l'uno. Li rivende a 35. Quanto guadagna il commerciante? È un indovinello. È un problema. Insolubile. Solubilissimo! Stia attento! Aia! Cos'è? Aia, mi fa male! Alla lavagna! Ma cosa fa lei lì? Ma ha detto il castigo alla lavagna! Ma no, ma lei venga qui, il bambino alla lavagna! Allora, stia attento! Sì. Un commerciante compra 10 uova a 30 lire l'una. Uova! Fresche! Come? Uova fresche! Ma non ha importanza! Ma come non ha importanza? A mio figlio ci voglio le uova fresche! Va bene, fresche, freschissime, di giornata, chiaro? Le fa venire lei! Va bene, dunque, sì. Stia attento, per cortesia, stia attento. Allora, un commerciante compra 10 uova a 30 lire l'uno, le rivende a 35, quanto guadagna? Quanto guadagna? Quanto guadagna? Dunque, quanto guadagno io di stipendio? Ma non lei, il commerciante! Un milione? Un milione? Ma dico, ma lei è impazzito? Un milione, un commerciante di uova, vende 10 uova e guadagna un milione. È uno scandalo! Cosa? Ci succhiano il sangue questi commercianti! Senta, le sue considerazioni sociali non mi interessano. Sì. Resta il fatto che suo figlio va male in aritmetica, bene, in storia, bene, in geografia. Vuoi sapere come va in geografia? No.
Vuol sapere come va in geografia? No, no. Io glielo dico! Se tu... Va malissimo! Ieri gli ho chiesto la capitale della Polonia, non mi ha saputo rispondere. Mentre la capitale della Polonia è... La capitale della Polonia è... La capitale... È... Lo devo dire io? Ma certo che lo deve dire lei! Dunque la capitale del... della Polonia... Suggerissimo! Oslo! Oslo! Tale padre, tale figlio! Mi fa la domanda di riserva! Ma che cosa stiamo a chi... A chissà chi lo sa, che è un quiz! Non ci fa... Ma cosa mi suggerisci? Non ci fa la domanda di riserva! Però io sono convinto! Lasci stare nella mia poltrona, per cortesia! Ma cosa fate? Sganciate, padre e figlio! Voglio dire... Mi sembra di fare una scuderia! Perché me... mensana! Che la mensa... Che... Sì, sono d'accordo anch'io con lei. Mensana in corpore sano. Chiaro. Ma cosa vuol dire? Papà, vuol dire mente sana in corpo sano. Scusi! Ma è maleducato, dice queste parolacce. Ma se è la prima volta che ha detto una cosa giusta! Giusto. Dunque, continuiamo. Io l'ho messa a corrente come bambino va in aritmetica, come va in storia, in geografia. Sì. In italiano non è che il bambino vada meglio, no? Tutt'altro. Io le faccio vedere adesso un tema che il bambino ha fatto ieri in classe. Ecco. Sì. Ecco qui, sì, proprio suo. Legga. Legga. Beh, ma cosa fa? Non sa leggere. Insomma. Dunque. C'è caduto. Non ha importanza. Raccoglimelo, vieni, avanti. Aiuta il tuo caro maestro. Vai, avanti. Dunque, tema. C'è dato il schiavo. No, così, uno sberleffo. Raccom. Stia fermo con le piedi. Tema, raccontateci cosa avete fatto domenica. Svolgimento, niente. È conciso. Conciso? È scarno. Ma lei come lo giustifica un tema di questo genere? Mio figlio non sa dire le bugie. Domenica non abbiamo fatto niente. Niente. E abbiamo fatto una gita al lago, la partita, il football e poi tre cinema. E con una domenica così intensa di avvenimenti, suo figlio non trova niente da scrivere. È molto riservato. È molto riservato. È ignorante, crapone, bestia. Non ci parli così a mio figlio. Io? Ma va di lei come parla piuttosto, ho capito? Non gridi che papà si impressiona. Io grido quanto mi pare, perché tuo padre deve sapere che figlio ha. Comunque io rifinirò tutto al signor preside. Guardi che suo figlio non sarà promosso, d'accordo? Oh. Bene, senta. Cosa? Ultimo nelle... ultimo della vite. Cosa? Uno che... chi primo alla mensa. Cosa? Ma cosa dice? Primo alla mensa. A lei vuol dire ultimo nella scuola e primo nella vita, è vero? Voleva dir questo a lei. Come lo sa? Questo è uno dei luoghi comuni più cretini che esistano. Comunque il nostro colloquio è terminato, la prego se ne vada. Avanti, vada. Senta, mi toglie la curiosità che non ho ancora capito. Ma il bambino a scuola come va? Fuori! Senta, c'è una polemica tra me e lui. Ma Oslo, di chi è la capitale? Fuori! Vada via!